Tutti ragazzi, oggi vediamo un gioco che ha vinto anche il premio per il miglior gioco dell'anno al Lucca Comics del 2018, quindi insomma, qualcosa di bello. Oggi vediamo Flamme Rouge, ovvero come impostare la vostra corsa ciclistica e sfidare i vostri avversari per vedere chi è il più bravo a pedalare sulle strade, quantomeno quelle finte, eh? Poi pedalare sulla strada un altro paio di maniche. Questo gioco da 2 a 4 giocatori vi permetterà di sfidarvi ogni volta cambiando percorsi e poi introducendo anche vari livelli di difficoltà con espansioni e altre regole che introducono cose molto particolari. Partiamo dal vedere il contenuto della confezione. Ecco qua. Apriamo, troviamo un regolamento abbastanza semplice, poi ragazzi, tutto qui, più qualche regola aggiuntiva, come vi dicevo, se volete provare a fare le montagne o aggiungere delle piste alternative degli svantaggi. Poi all'interno della confezione troviamo quattro coppie di miniature di ciclisti, due per colore, e ogni coppia ha uno sprinter e un routeur, ovvero uno sprinter, un velocista e un passista. Abbiamo varie parti per comporre la nostra pista con una sezione start di partenza, una sezione finish per gli arrivi, poi vari tipi di curve più dolci e più secche, come potete vedere, e dei rettilinei. All'interno troviamo anche quattro planche per i giocatori, una per ognuno di loro, per tenere conto dei loro sprinter e dei loro passisti, a che punto sono con le azioni fatte e con la fatica. Poi ci sono un bel po' di carte che poi andremo a vedere nel dettaglio, che sostanzialmente si dividono in queste tipologie. Ci sono quattro mazzi, anzi quattro coppie di mazzi per ognuno dei giocatori, un mazzo delle azioni dello sprinter e un mazzo delle azioni del passista, che sono queste. Sul retro hanno il colore diversi, in modo che potete riconoscere. No, i colori dietro sono uguali, sono i colori dei numeri che sono diversi, come vedete, per riconoscere di quale ciclista parliamo. Queste ce n'è due per ogni giocatore. Poi in compenso ci sono dei mazzi comuni, che sono i mazzi fatica. Ce n'è uno degli sprinter e uno dei passisti. Queste sono uguali e sono comuni. Oltre a questo abbiamo delle carte riepilogo, che ci ricordano le fasi e i tipi di azioni che potremo trovare nel nostro mazzo, e poi abbiamo delle carte percorso, sono ancora queste, con suggerito come preparare alcune delle nostre piste. Andiamo a preparare. Come potete vedere, appare abbastanza ovvio che avete bisogno di un discreto spazio, non potete farlo in un mini tavolino. D'altra parte la pista un po' di spazio occupa. Vi aiuta comunque nel compilare la pista il fatto che ci sono le lettere che poi trovate anche sulle due facce di ogni tessera, in modo da compilarle in maniera correttamente. A questo punto, ogni giocatore prende i suoi due ciclisti, trovate sulla schiena scritte S di sprinter e R di routeur, così vi ricordate ognuno qual è, e ognuno riceve un'altra coppia. Poi oltre a ciò, ogni giocatore prende per sé la sua plancia e le carte corrispondenti ai suoi. Sono i due mazzi, deve dividere chiaramente, lo fa un attimo all'inizio, si divide le carte. Tre due ciclisti, ognuno il suo mazzo e solo rischia. Lo scopo del gioco chiaramente sarà quello di vincere la corsa, ovvero raggiungere per primo il traguardo. Nel momento in cui uno raggiunge il traguardo, comunque tutti finiscono il turno. Nel caso più persone taglino il traguardo nello stesso turno, vince qual è il giocatore più avanti tra tutti. Come vedete, ci sono diverse caselle. In caso più di un giocatore si trovi nella stessa casella,
vince colui che sta nella corsia più a sinistra. Ogni casella di fatto è rappresentata da due spazi, ovvero due corsie, una di destra e una di sinistra, una alla precedenza, l'altra ovviamente no. Le ultime cose che ci restano da fare sono preparare i mazzi fatica che vengono posti al centro perché devono essere disponibili per tutti quanti e bisogna definire le posizioni di partenza. Il giocatore che per ultimo ha guidato una bicicletta, quindi è andato un po' in giro così, ha la priorità in caso di giocatori che sono andati insieme in bici, il più giovane inizierà. Il giocatore prende i suoi due ciclisti e li posiziona in una corsia a scelta sua dietro la linea dello start, quindi non per forza nel primo posto, è semplicemente il primo a scegliere. Come mi ha detto, deve posizionarli in una corsia, quindi sceglie lui in quella dei due lati. Potrei posizionarli così, così, o anche partire più indietro. Dopodiché, in senso orario, tutti quanti posizionano il loro. Questo, ad esempio, potrebbe essere una posizione di partenza. A questo punto siamo pronti per iniziare. Ogni gara è divisa in diversi round ed ogni round è diviso in tre fasi. La prima sarà la fase tattica, dove tutti i giocatori sceglieranno in contemporanea che cosa utilizzare di movimento, come lo faranno. Pescheranno per uno dei loro ciclisti quattro carte e ne sceglieranno una da assegnare al loro ciclista. E poi ovviamente lo faranno anche per l'altro. Cosa vuol dire? Prendo il mio mazzo, pesco quattro carte, le guardo. E decido quale utilizzare. Le carte sostanzialmente sono tutte uguali, salvo che si differenziano per il valore di velocità. Ad esempio, scelgo di tenerne una buona. Cosa faccio delle altre carte? Sono cosiddette, si vanno a riciclare, ovvero le rimetto nel mazzo dove erano, a faccia scoperta, cioè all'insù, così. Questo vorrà dire che in qualsiasi momento potrò consultare che cosa ho utilizzato già prima. Come dicevamo, vado a fare l'operazione anche per l'altra carta. Tutti i giocatori faranno questo. Sempre a proposito della fase tattica, è importante ricordare alcune limitazioni sulla pescata delle carte. Allora, innanzitutto non è casuale il fatto che io abbia preso prima uno e poi dall'altro mazzo. Infatti, devo scegliere con quale dei due iniziare, ma non posso pescare le carte per il secondo ciclista finché non ho scelto e giocato quella del primo ciclista e chiaramente riciclato le altre. Non posso guardarle in contemporanea per farmele tornare come mi pare. Quando le carte coperte terminano dal mazzo, che è il cosiddetto mazzo vigore, mescoliamo le carte riciclate, quella faccia in su, e le risistemiamo chiaramente a faccia coperta sulla plancia. E continuiamo a pescare fino a che non abbiamo di nuovo quattro carte in mano, perché queste sono le carte che noi dobbiamo avere ogni turno. Ok? Inoltre, se nel mazzo ci sono meno di quattro carte, in tutto, tra riciclate e coperte, peschiamo tutte le carte rimaste. Se non ci sono proprio carte nel mazzo, prendiamo una carta fatica e dovremo giocare quella. Le vedremo comunque dopo. Quindi, con lo stesso metodo che abbiamo appena visto, si prosegue in ordine. Il ciclista successivo a muovere sarà il router rosso, che si muove di 5, mi fa 1, 2, 3, 4 e sarà obbligato a spostarsi qua. Poi successivamente il blu che fa un 5, 1, 2, 3, 4, la casella già occupata può piazzarsi qui. Lui fa 5, anche l'altro, 1, 2, 3, 4, 5, la
la casella intera è già occupata, non solo la corsia, è costretto a piazzarsi dietro nella casella, nella corsia più di destra. Si passa poi al nero. 1, 2, 3, 4, 5, può piazzarsi qui. Lo sprinter rosso che ha un movimento di 6, 1, 2, 3, 4. Non ha abbastanza movimento per passare oltre, deve fermarsi qui. Lo sprinter nero che ha un movimento di 3, 1, 2, 3. E lo sprinter, no, lo sprinter verde che è l'ultimo che deve muoversi, che ha un movimento di 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Abbastanza per superare tutti e andare in testa. Siamo giunti quindi alla terza fase, quella conclusiva del round. Per prima cosa si eliminano le carte giocate. Quindi quelle che poi sono state effettivamente utilizzate vengono proprio rimosse dal gioco. Non verranno più messe nei mazzi. Successivamente dobbiamo calcolare l'effetto scia. Dobbiamo vedere come sono suddivisi i gruppi partendo da quello più arretrato e dove ci sono degli spazi immensi. A partire dal gruppo quindi più arretrato, muoviamo ciascun gruppo, quindi tutti i giocatori del gruppo, grazie all'effetto scia, una casella più avanti. In questo caso, ancora all'inizio siamo, soltanto questo muove uno in avanti. Se ci fossero diversi gruppi, l'effetto non solo verrebbe fatto più volte, ma sarebbe anche concatenabile. Facciamo un esempio. Ci ritroviamo magari più avanti nel gioco. Ipotizziamo di trovarci in questa condizione. Si parte dal più arretrato, siccome ha due spazi tra lui e quelli davanti, non ha la possibilità di usare la scia, deve essercene uno ed esattamente uno. Poi si va qui, questi sono a esattamente uno spazio dal gruppo più avanti, quindi si spostano di uno più avanti. Ma a questo punto questo diventa un nuovo unico gruppo che ha uno spazio di differenza, quindi tutti quanti si sposteranno più avanti di una casella. Ultima cosa che ci resta da fare è assegnare le carte fatica. Un ciclista si considera affaticato se ha una casella vuota davanti a sé, questo dopo aver effettuato le scie. Sicuramente capiterà a quelli che sono in testa e capiterà anche a coloro che non sono riusciti a sfruttare l'effetto scia. Come abbiamo visto, bisogna vedere che tipo è. Ad esempio, lo sprinter prende 1 il verde, poi ne piglierà sempre il verde 1 per il suo passista e il rosso ne prenderà uno per il suo. Cosa dobbiamo farne? A parte il fatto che tutte queste carte si considerano come una carta vigore di 2, come vedete, questa viene messa riciclata nel nostro mazzo, quindi la mettiamo insieme a quelle che abbiamo riciclato prima in fondo. Cosa significa questo? Significa che dopo un po' di turni, quando avremo esaurito il mazzetto delle carte, perché ogni volta ne peschiamo 4, una la usiamo e 3 le mettiamo in fondo, e quando dovremo arrivare a rimescolare il mazzo, probabilmente ci capiteranno delle carte affaticamento in mano. Chiaramente il loro valore non è un granché, come abbiamo visto nelle carte ci sono dei valori anche abbastanza alti, ci sono insomma dei 7, dei 9, dei 6, insomma. Dei miei movimenti. 2 non è un granché, anzi, proprio proprio brutto. Il movimento più basso che c'è in un mazzo di solito è 3. Quindi questo significa che saremo troppo stanchi per poterci muovere in maniera efficiente i turni successivi. Il gioco prosegue round dopo round con le tre fasi che abbiamo visto fino a quando un giocatore non taglia il traguardo. In quel caso lui è il vincitore. Come abbiamo detto, se ci fossero più giocatori che tagliano il traguardo, è colui che è più avanti di tutti a vincere la partita. Nel caso ci fossero giocatori che tagliano il traguardo e arrivano sulla stessa casella, il vincitore sarà colui sulla corsia preferenziale, ovvero quella di destra. D'altra parte, chi muove per primo in una casella vuota è obbligato ad andare sulla corsia di destra, quindi questo vorrà dire che al photo finish sarà lui che avrà tagliato il traguardo per primo.
C'è da aggiungere alcune cose, come vi ho detto ci sono dei modi per rendere il gioco anche un po' più avvincente, questa era una versione molto base per chi ci si avvicina la prima volta, tenete conto che come vi ho detto ci sono dentro sei piste disegnate, ma potete sbizzarrirvi e crearvi le vostre come volete. Le tessere sono double face, di solito c'è un lato abbastanza semplice che è quello dove c'è la lettera minuscola. Il lato invece con la lettera maiuscola è quello un po' più impegnativo che riporta di solito questi colori blu o rossi o entrambi, alcune sono rossi, alcuni sono blu, alcuni entrambi. Si tratta delle salite e discese, ovvero ragionare sulle montagne. Le parti rosse rappresentano le parti di salita, le parti blu le parti di discesa. Se si utilizza questo meccanismo per ogni zona di salita, ovvero dove ci sono le strisce rosse, un giocatore nella fase di movimento non può mai muovere attraverso anche solo parte di queste montagne mai più di 5. Se giochiamo un numero superiore come vigore, ci fermiamo a 5. Nel caso entrassimo nella zona di montagna con un numero che è anche superiore al 5, abbiamo già mosso di altre caselle prima di entrarvi, cioè prima di entrare abbiamo già mosso di 5 caselle, ci fermiamo nella prima. Inoltre, nella fase conclusiva, chi è in montagna non beneficia mai della scia, quantomeno finché intanto che è in salita. È dura, va piano quello davanti, cosa pensate di avere scia? Invece, nella fase di discesa, la scia funziona normalmente e inoltre la discesa fa sì che il valore minimo di movimento che avrete sarà 5, quindi potete giocare una carta di valore anche inferiore, ma sarà comunque almeno un 5. E l'effetto, come abbiamo detto, si applica normalmente. Se non sbaglio, esiste anche una espansione per poter giocare in un numero superiore di giocatori, che come avete visto nella confezione sono 4, ma potreste fare una corsa di quelle un po' più in grande stile. Con questo su Flame Rouge avete visto tutto, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per vedere i nostri prossimi video tutorial che faremo chissà quando, a brevissimo. Alla prossima!